la scelta del percorso universitario è stata dettata sicuramente dalla passione, dal cuore. Ho sempre desiderato fare una professione che mi permettesse di stare a contatto con il mare, e questa passione per il mare l'ho maturata sicuramente in tantissime estati che ho trascorso in Salento, la terra di origine di mio papà, dove c'era un mare bellissimo e incontaminato. Quindi quando si è trattato di scegliere quale percorso universitario intraprendere, la mia scelta ricadde sull'Università Politecnica delle Marche, perché ai tempi era una delle poche in Italia ad offrire un corso dedicato alla biologia marina. Quindi questa passione poi durante gli anni universitari è cresciuta sempre più, perché ho trovato un ambiente molto stimolante, molto, molto bello, dove ho potuto coltivare quelli che erano i miei sogni. Il supporto che ho avuto dall'Università Politecnica delle Marche durante il percorso di studi è stato un supporto a 360 gradi, non era limitato solamente all'attività didattica, quindi ai corsi, ma tante attività di laboratorio, e soprattutto ricordo con estremo piacere viaggi di istruzione, attività in campo, di campionamento, momenti in cui si poteva realmente assaporare qual era la bellezza di fare il biologo marino, e di questo conservo un bellissimo ricordo. Se potessi tornare indietro, sceglierei nuovamente l'Università Politecnica delle Marche, perché in questa università ho potuto costruire il mio futuro, gettando le basi per quella che sarebbe stata poi la mia professione, la professione dei miei sogni, che era quella di fare il biologo marino. Nella vita sono un ricercatore, appartengo al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente di ricerca pubblica del nostro paese. In particolare, nella vita da ricercatore mi occupo di studiare i microrganismi marini, organismi appunto piccoli di dimensioni infinitesimali che sfuggono anche alla nostra vista, ma che giocano un ruolo prezioso per il funzionamento degli oceani, che sono ancora poco conosciuti e che stiamo scoprendo hanno un ruolo importante anche per la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta. A fianco a questa attività di ricercatore, da un po' di tempo svolgo anche il ruolo di direttore dell'istituto per cui lavoro, quindi l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR, e quindi all'attività di ricerca nei laboratori o a bordo di navi si affianca anche l'attività di direzione, che riguarda l'individuare quali sono le giuste traiettorie di ricerca su cui andare ad investire risorse, su cui continuare ad indagare e garantire il buon funzionamento dei gruppi di ricerca che compongono l'istituto. Essendo un ricercatore che si occupa di studiare i microrganismi marini, va da sé che uno strumento particolarmente centrale e cruciale per le mie ricerche è uno strumento come questo, ovvero un microscopio. In particolare lo strumento che qui vi mostro è un microscopio ad epifluorescenza, quindi un particolare tipo di microscopio che, utilizzando sorgenti luminose, permette poi di rendere visibili i microrganismi che abbiamo in precedenza, ad esempio colorato con delle sostanze note come fluorocromi. In generale tutti i microscopi che utilizziamo nella nostra ricerca, e ce ne sono diversi, permettono in ultima analisi di poter rendere visibili microrganismi come ad esempio i batteri marini di cui mi occupo, che hanno dimensioni molto piccole, tipicamente intorno ad un micron, quindi parliamo di un milionesimo di metro. Gli anni dell'università mi hanno fatto indubbiamente crescere e mi hanno fatto diventare una persona differente da quella che ero prima. Sicuramente sono diventato adulto in quegli anni. Come esempio cito il fatto che per me, che ero studente fuori sede, era la prima esperienza in cui si usciva di casa, dalla mia casa di famiglia, per andare ad abitare fuori in una nuova città, con coetanei anche di altre città e che magari neanche conoscevo bene. Quindi insomma l'esperienza di sapersela cavare da solo, anche con le prime difficoltà, di uscire da quella che era la zona di comfort a cui la vita in famiglia mi aveva abituato
ed anche superare alcune timidezze. Insomma, sono state tutte delle grandi esperienze di crescita e di esse conservo ancora dentro di me un bellissimo ricordo. Applicarmi nello studio mi è servito tantissimo, non solo a realizzare i miei sogni professionali e quindi a costruirmi un futuro, ma anche a crescere nell'animo, nella mente e nello spirito. Mai come quest'anno, in questo periodo così tragico, abbiamo appreso qual è l'importanza della formazione. Abbiamo realizzato che sapere e conoscenza sono essenziali per poter garantire la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta. Alle nuove generazioni di studenti, quindi suggerisco di provare ad inseguire sempre i propri sogni e di impegnarsi al massimo affinché questi si avverino. Il percorso universitario è quindi un momento importantissimo per raggiungere i propri obiettivi e, a mio avviso, dedizione, tenacia e passione devono sempre accompagnare il percorso di studi.